Base Luna chiama Terra, rispondi Terra. Base Luna chiama Terra, rispondi Terra. Non riusciamo a metterci in comunicazione con voi. Cosa è successo? Base Luna chiama Terra, rispondi Terra. Internet 2019, cosa sta accadendo? Bene, ma cosa sta accadendo? La sicurezza informatica sui sistemi, lo abbiamo detto tantissime volte, è una grandezza inversamente proporzionale alla superficie esposta e alla sua complessità. E questo perché tanti software, più software mettiamo in rete, maggiori saranno le potenziali minacce e la complessità ovviamente da gestire. Oggi la complessità e l'esposizione delle nuove applicazioni sta esplodendo in maniera veramente vertiginosa. Pensiamo al 5G, al cloud, agli IoT, alle small cell, a tutte le nuove tecnologie che inseriremo in rete. Ma ovviamente, come ci sono nuove tecnologie, si aggiungono anche nuovi scenari d'attacco. Inoltre, le grandezze che contribuiscono a misurare il rischio informatico sono sempre di più in crescita. Pensiamo ad esempio alle vulnerabilità conosciute, il mondo conosciuto dei CVE e del MITRE, e al cybercrime. Il cybercrime, anche questo, sta esplodendo in maniera significativa, l'abbiamo visto dall'ultimo report Clusit, che dice che c'è un'impennata del cybercrime e una riduzione importante dell'attivismo, sinonimo che il lato buono delle manifestazioni cibernetiche viene comunque trainato dal cybercrime, più redditizio e più di valore. Tantissime, infatti, sono le notizie sui giornali che costantemente fanno comprendere che il degrado dell'igiene cyber, chiamiamolo così, degrado dell'igiene cyber, porta a compromissioni importanti. E alcune di queste sono il frutto di mala gestione a livello di sicurezza informatica, ma alcune altre di queste sono veramente attacchi mirati nel tempo, altamente tecnologici e specializzati, condotti da divisioni di intelligence altamente strutturate e governative. Il breach di qualche mese fa alla Cytec, una delle principali agenzie di intelligence al mondo, collegato alla FSB, Federal Security Service della Federazione appunto russa, è, come si dice, un colpo grosso. Infatti nei 7,5 terabyte, insomma, dei dati consistenti, sono stati trafugati dei piani strategici, oltre a sistemi di scraping, di decrypting delle darknet, per esempio il progetto Tor, ad un progetto altamente importante per l'intelligence russa chiamato TAX-3. Che è una rete parallela, una bolla approvata anche a inizio di febbraio, se non sbaglio, dal Parlamento russo, che consentiva appunto allo Stato russo di vivere in un ecosistema senza essere in qualche maniera aggredito da ulteriori minacce dall'esterno. Ma non vorrei parlare dei 5 miliardi di multa a Facebook, ne vogliamo parlare? Cioè, sostanzialmente oggi si sta parlando di privacy in una maniera talmente importante, tutti i giornali ne parlano, tutti i tabloid ne parlano, quando effettivamente la privacy da tutelare ne è rimasta veramente poca. Ma si cominciano anche a sentire i primi termini che parlano di digital trust, di digital confidence, ovvero quanto le persone hanno fiducia degli strumenti digitali, di tutto quello che vivono e che ogni giorno portano in rete. Ad esempio un report, a mio avviso importante, di Frost & Sullivan e CA Technology del 2018, chiamato Global State of Online Digital Trust, misurava appunto la digital trust sulla base di risposte di 990 utenti e 660 addetti e manager nella cyber security. E tutto questo è stato misurato da una scala da 1 a 100. Il report per la sezione dedicata all'Italia purtroppo non è andato molto bene, come potevamo immaginare. Gli utenti si sono attestati a un valore 57 di sicurezza percepita, mentre invece tutti quanti i manager e tutti gli addetti alla sicurezza hanno detto che il valore percepito era di circa 97, ovvero i nostri addetti alla sicurezza, i nostri manager, hanno riportato di essere bravi, se non bravissimi, a tutelare i dati dei consumatori. E questo ci fa comprendere che in Italia almeno esiste una grande asimmetria tra quello che pensano gli utenti e quello che effettivamente noi, tutti quanti gli esperti di sicurezza, percepiscono e costruiscono giorno dopo giorno. Inoltre, un dato importante a mio avviso da analizzare è che il 43% degli utenti hanno smesso di utilizzare almeno un servizio una volta appreso che questo sia stato oggetto di data breach. Quello che è stato trafugato dai server russi porta all'attenzione che di fatto le intelligence, già lo sapevamo, avevamo visto già che a febbraio la Russia si era impegnata in questo modo, stanno lavorando su una perimetrazione di internet, appunto come dicevamo una bolla, perché il rischio a livello di sicurezza nazionale in un contesto così dematerializzato e mal regolamentato anche a livello legale potrebbe essere troppo importante e quindi il partizionamento consente di ridurre effettivamente il rischio e quindi di tutelare al meglio gli interessi nazionali.
Internet è diventato così profondamente legato alla vita di tutti i giorni che i governi e le aziende, le grandi organizzazioni vogliono esercitare un maggiore controllo e quindi influenzare la sua direzione nel nuovo futuro. Partizionare internet, come abbiamo detto, non è una novità, già esiste per le informazioni, risultano manipolate da regione a regime, diciamola così. Un internet spaccato in tre o in due, comunque Cina, USA, Russia, oppure ognuno il suo internet, in qualche maniera rischierebbe di farci scivolare indietro in un lontano passato, mentre invece dobbiamo considerare questa difficoltà come una parte integrante e necessaria di un processo più ampio di sviluppo e di integrazione a livello globale. Infatti ogni volta che sentiamo la spinta di retroagire e quindi di mollare tutto quanto, non siamo solamente di fronte a un pericolo di non farcela, ma siamo anche di fronte a una sfida che stiamo perdendo e quindi una grande occasione di mancata crescita. Concludo dicendo che in tutto questo gli stati saranno costretti nel prossimo futuro a collaborare tra loro e lo stanno anche facendo con la NATO e di recente anche dal Technical Edge Networking, da poco emesso, e quindi a collaborare insieme per garantire un miglioramento di internet, pena una de-digitalization che porterà l'uomo agli anni 80, ricordando l'era del big internet come quel sogno, quel futuro che effettivamente non c'è mai stato, perché l'uomo non aveva capito che la tecnologia in un mondo globalizzato e industrializzato doveva essere costruita assieme, basandosi sulla collaborazione e sulla cooperazione. Solo così internet, qualcuno ne parlava nel 2013 come la prima arma di costruzione di massa, potrà essere salvaguardato rendendolo quel patrimonio conosciuto con il quale tutti quanti costantemente interagiamo e rendendolo quindi più libero e più forte e sicuro nel tempo.